Benvenuti nella cucina del difensore del focolare. Questa sera andiamo a fare il tortolo terracinese. È un dolce a lunga lievitazione, è un dolce difficile, ci vuole un po' di impegno a farlo, però ve lo devo far vedere per forza perché è un dolce a cui sono legato. Iniziamo con la prima fase, che è quella di rinfresco del lievito madre. Io uso il lievito madre perché l'ho sempre fatto così. Potete usare il lievito di birra perché è la stessa identica cosa. Adesso vi do le dosi per rinfrescare il lievito madre e quelle per creare un lievitino con il lievito di birra. Allora, per il lievito madre servono 60 g di lievito madre da rinfrescare, 60 g di farina, quindi stessa parte, stesso peso di farina, e la metà di acqua, quindi 30 g. Per fare il lievitino con il lievito di birra vi serviranno 100 g di farina, 50 g d'acqua e un quarto di un cubetto da 25 g di lievito, appunto, per ottenere alla fine più o meno 150 g di lievito per poi fare l'impasto. Quindi iniziamo a rinfrescare il nostro lievito. Prendiamo una ciotola, ci mettiamo l'acqua. Iniziamo a scioglierci il lievito all'interno. Allora, io uso una farina forte, quindi una farina adatta alle lunghe lievitazioni, quindi vi consiglio di prendere il lievito madre, se usate questo qualche giorno prima, e di rinfrescarlo per 2-3 giorni con quella farina, così che possa abituarsi e lievitare meglio. Ok, lo sciogliete bene nell'acqua, deve venire una sorta di pappetta e poi amalgamiamo la farina. Ovviamente tutta l'operazione può essere fatta con una planetaria, che è molto più veloce e non vi sporcate neanche le mani. Ok, togliete la farina, mettete sul piano di lavoro, iniziamo a impastare qui. Il nostro lievito è pronto, lo mettiamo nella ciotola dove l'abbiamo impastato e o ci mettiamo la pellicola oppure una busta di plastica come questa, così, e adesso lo mettiamo a lievitare in un posto privo di correnti d'aria, il forno spento va benissimo, per circa 12 ore. Adesso sono quasi le 10, quindi alle 10 domani mattina faremo l'impasto vero e proprio. A domani. Sono le 10 di mattina e come vedete il nostro lievito è ben cresciuto. Adesso andiamo a vedere tutti gli ingredienti che ci servono per l'impasto vero e proprio. Allora, il lievito, la farina, del latte, le uova, lo strutto, che potete sostituire benissimo con del burro, poi lo zucchero e come aromi dei semi di anice, che potete sostituire con il liquore all'anice. Poi se l'anice non vi piace potete non metterlo, però secondo me questo dolce è fondamentale. Poi scorza di limone e del liquore strega, questo qui, quello del premio letterario. Questo liquore può essere sostituito anche con del rum. Bene, adesso iniziamo il vero e proprio impasto. Rompiamo le uova nella ciotola, aggiungiamo lo zucchero e iniziamo a sbattere con la frusta. Tutte le uova, adesso aggiungiamo il lievito e lo rompiamo all'interno del nostro composto. Unito il lievito, uniamo anche lo strutto e anche questo lo rompiamo all'interno dell'impasto. Aggiungiamo il latte
Questo qui è un dolce che di solito si fa in grandi quantità, mia mamma ne fa almeno sempre 30 uova, io ho diviso la ricetta per averne uno grande, però uno solo. Ok, andiamo l'anice, i semi. A me l'anice piace abbondante qui, quindi poi se ne volete di meno ne mettete di meno. E la strega. A questo punto ci grattiamo il limone. Mi raccomando, solo la parte gialla. La parte bianca ormai lo sanno anche i muri, è amara. Dovrebbe bastare. E adesso iniziamo ad unire la farina. Poca alla volta. Questo è un dolce che deve rimanere un po' appiccicoso, lo dovete lavorare in questa maniera se non avete la planetaria, perché se avete la planetaria è molto più semplice per far sviluppare il glutine. Allora, il nostro impasto è pronto, adesso dobbiamo coprirlo con la pellicola e aspettare un bel po' di tempo, ci vorranno almeno 24 ore affinché sia pronto, e bisogna portare pazienza perché è un impasto così, lo mettete lì coperto da 3 o 4 tovaglie, riparato, deve stare al caldo assolutamente, perché se prende un po' di freddo non si alza più, non cresce più. Se volete capire bene la lievitazione e vedere quando l'impasto è veramente triplicato, potete fare così: vi bagnate un secondo le mani, poi prendete un pezzettino di impasto e lo mettete in un bicchiere, così riuscite a capire meglio con il livello che sale quando è lievitato bene, perché se lievita uno lievita anche l'altro. Mettete anche questo coperto, così sono nella stessa condizione, e niente, ci vediamo quando l'impasto è pronto e speriamo Dio che ce la mandi buona. Buongiorno, sono le 10 di mattina, è passato esattamente un giorno, il nostro impasto è lievitato tutto ieri e tutta questa notte in forno spento ovviamente, ben coperto da tovaglie e canovacci, ogni tanto gli accendevo la luce del forno così da scaldare un po' l'ambiente, e adesso andiamo a vedere come è cresciuto. Come vedete il nostro impasto è ben lievitato, adesso andiamo ad ungere la teglia, che deve essere una teglia alta, così, con lo strutto. Deve essere unta molto bene, affinché appunto il nostro tortolo non si attacchi con la cottura. Allora, imburrata la teglia, adesso andiamo a metterci l'impasto dentro, quindi dobbiamo ungere il piano di lavoro con dell'olio d'oliva e ce ne teniamo anche un po' da parte nella ciotolina per ungerci le mani e non farlo attaccare alle mani. Mettiamo un po' così. Potete usare anche olio di semi qui, però l'olio d'oliva aggiunge ancora sapore al nostro impasto. C'è un profumo eccezionale, secondo me. Poi dividiamo l'impasto in due pezzi, così. Non serve lavorarlo molto. Prendiamo
due cordoncini. Intrecciarli, poi si forma una ciambella così e si mette nella teglia. Allora, messo l'impasto nella nostra teglia, adesso aspettiamo circa 6-7 ore, anche 8, e quindi ci vorranno penso le 6 di questa sera per cuocerlo, e niente, ci vediamo dopo. Allora, ciao. Allora, sono passate 6 ore, sono le 4 adesso, quindi il nostro torto è lievitato. Adesso possiamo andare con la cottura. Ho preriscaldato il forno a 180 gradi, però prima di metterlo in forno andiamo a spennellarlo con dell'uovo sopra. Quindi lo togliamo dal suo involucro di tovaglie. Togliamo la pellicola. Mettiamo l'uovo. Raccomando, molto delicatamente. Possiamo quindi andare in forno, ripiano più basso. Adesso vi faccio vedere dove va messo e andiamo. Come vedete è il piano più basso del forno, 180 gradi. Dovrà stare qui almeno 50-55 minuti. Comunque faremo la prova dello stecchino e poi vediamo se cuoce. Allora, il nostro torto è pronto. Allora, è stato in realtà 1 ora e 20 in forno, perché ci ha messo di più il forno a cuocerlo, evidentemente dipende dal forno, e l'ho coperto anche con una carta stagnola dopo circa 40 minuti di cottura, perché si stava abbronzando troppo sopra e poi ci sarebbe stato il rischio che bruciasse, appunto. E niente, adesso andiamo a sfornarlo, poi lo facciamo raffreddare e poi domani andiamo ad assaggiarlo, ne tagliamo la fetta e vediamo com'è. Prendete così, attenti a non ustionarvi. Ed ecco qui, il nostro tortolo è pronto. Adesso lo copriamo con un canovaccio pulito fin quando non si raffredda e poi lo mettiamo in una busta di plastica, di nylon, per conservarlo e farlo mantenere morbido per molto tempo. E niente, ci vediamo domani quando andiamo ad assaggiarlo. Allora, è mattina, si è raffreddato, andiamo a tagliarlo e andiamo ad assaggiarlo. Ok, è venuto proprio come doveva venire, bella crosticina sotto, morbido dentro, non secco. E vediamo com'è. È proprio lui. Allora, questo qui si può mangiare in due modi. In tre in realtà, o così, o accompagnato con la cioccolata fondente, oppure se siete dei veri pro con il salame corallina o con la salsiccia. Io mi piace tanto con la salsiccia. E niente, che dire, fatelo a Pasqua. Qui sotto nell'info box ci sono tutte le dosi precise. E iscrivetevi al canale, condividete il video e poi seguitemi anche sui social, che mi fa piacere. E niente, ciao, buon tortolo e
alla prossima.